We are not sharks, and finance is not water. I don't like metaphors, so I'll speak plainly. Everything changes. How do I understand? Diavoli, essendo estremamente correlato a fatti realmente accaduti, ci offre appunto una serie di spunti molto interessanti per sviluppare sia una linea narrativa, diciamo, più tecnica, sia una più emotiva, più legata ai personaggi. Massimo diventa CEO dell'NYL, quindi arriva alla fine di questa scalata. Please join me in welcoming our new CEO, Mr. Massimo Ruggero. Lo fa pagando un prezzo molto caro, quindi la perdita di due persone a lui molto care. È molto difficile stabilire da che parte sta Massimo. Partiamo da un personaggio che, dopo 4 anni dalla morte di Sofia e dopo 4 anni essere stato nominato CEO, pensa fondamentalmente agli interessi della banca, cioè uno che avrebbe preferito essere altrove, ma non ci riesce perché è l'unica cosa che sa fare davvero bene. You're the best. I want you on my team, not theirs. You don't have a team, Dominic. Dominic lo troviamo un po' in un limbo, dove sta ancora cercando di sistemare la sua vita e si rende conto di non riuscire a farlo senza l'appoggio di quello che è stato il suo allievo migliore, che è Massimo Ruggero. I told you, Massimo, we are at war and you are on the wrong side. Che ormai è diventato anche un'altra persona, non è più l'allievo, è uno che si va ad equiparare sia da un punto di vista di esperienza sia da un punto di vista emotivo al personaggio di Dominic Morgan. Insomma, Massimo Ruggero e Dominic diventano quasi la stessa cosa. Quindi lo ritroviamo con una grande voglia di riportare Massimo dalla sua parte, dall'altra parte troviamo un Massimo Ruggero che ovviamente ha non poche difficoltà a poter accettare una cosa del genere. He made me an offer. You didn't think to mention it. I have no intention of accepting, so. Massimo Ruggero è un personaggio che offre un milione di spunti emotivi per il suo background e per dove vedremo andrà a parare nella seconda stagione. Quindi il mio approccio ovviamente in questa serie è sempre molto 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 focalizzato sulla lingua, che è il primo ostacolo da dover maneggiare. Say again. There is no weak link on my team. There is no weak link on my team. Io credo che Massimo non parta nella seconda stagione con l'obiettivo di cercare un amore e neanche nelle sue relazioni varie, anche di amicizia, non arrivi mai a pensare sin dall'inizio ma potrebbe esserci qualcosa. Però credo che a un certo punto sia un personaggio che è molto disponibile a riconoscere la bontà di un altro essere umano, no? E quindi questa apertura avviene nel momento in cui si ha la sensazione che ci sia qualcosa di diverso. In questa stagione c'è un sacco di materiale umano per cercare di capire come Massimo Ruggero ha intenzione di relazionarsi nei confronti di ognuna di loro. E beh, guardate la seconda stagione e capirete che succederà.